Luca e Ivana sono fidanzati. Interviene Raffaello Tonon, lui agisce con discrezione. Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati. Si apre il dibattito a pomeriggio 5 e Riccardo Signoretti smentisce che tra di loro possa esserci della vera passione. L'amore tra Onestini e Ivana Mrazova sembra ormai quasi una certezza, dopo le recenti dichiarazioni della coppia su Instagram. Della questione ne ha parlato anche Raffaello Tonon nella puntata di pomeriggio 5 di ieri. In essa, l'ex Stefino si è espresso in merito al loro rapporto rispondendo a coloro che li paragonano agli altri fidanzatini nati davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP 2, ovvero Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Secondo l'opinionista si tratta di rapporti molto diversi, non si possono fare paragoni tra coppie, tra Ignazio e Cecilia e Luca e Ivana. Se succederà qualcosa sarà una storia cresciuta per gradi. Lui agisce con discrezione e classe. Sui diversi modi di vivere questo amore è intervenuto anche Riccardo Signoretti, che ha definito Luca Onestini e Ivana Mrazova poco passionali. Parole che hanno reso necessario l'intervento di Barbara D'Urso con l'innegabile nuova frecciatina a Cecilia e al clan Rodriguez: hanno dei caratteri diversi, loro sono educati, sono rispettosi e, ag. Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia? Così pare. La conferma infatti, arriva durante i giri di valzer in onda nel corso di Verissimo lo scorso sabato pomeriggio. Una mezza conferma intanto, era già arrivata tra le pagine del settimanale che aveva beccato la coppia insieme dopo essere usciti da una spa. L'ex tronista di Uomini e Donne e la modella cieca, dopo la fine del Grande Fratello VIP, hanno avuto modo di avvicinarsi molto e, per la maggior parte dei casi, i loro movimenti social hanno dimostrato l'interesse profondo da parte di entrambi. Ed infatti, proprio sul web c'è stato modo di identificare i primi coinvolgimenti ufficiali tra i due. Durante le battute finali del programma andato in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, Luca e Ivana hanno instaurato un rapporto d'amicizia molto forte e proprio Onestini sperava fin da subito che il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più duraturo. Una volta fuori dalla casa di Cinecittà, i due ragazzi si sono incominciati a vivere lontani dalle telecamere del programma e, dopo la fine della storia d'amore della modella con l'ex fidanzato, le cose si sono incominciate a muovere verso un rapporto differente. Luca e Ivana, nuovi dettagli a pomeriggio 5. Dopo numerose dediche social, finalmente Ivana Mrazova è tornata in Italia. Ed infatti la modella ceca dovrà intraprendere una nuova esperienza lavorativa con 90 Special, il nuovo programma di Italia 1 con Nicola Savino e Katia Follesa. Facendo ritorno nel nostro bel paese, Ivana e Luca hanno avuto modo di riabbracciarsi facendo letteralmente impazzire gli estimatori. A quanto pare, la coppia non ha più nessuna intenzione di nascondersi e finalmente, guardandosi negli occhi potranno mettere in piedi le basi della loro relazione d'amore. Dell'argomento si è parlato anche durante pomeriggio 5, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, in onda ieri con la prima puntata del 2018. La ruspante conduttrice, parlando con Paola Caruso e Raffaello Tonon, ha avuto modo di riprendere l'argomento con l'ex Bonas che ha svelato di aver fatto volontariamente un passo indietro perché Onestini non faceva per lei. Lo Caruso non si sentiva al centro dell'attenzione, ha chiosato invece l'opinionista milanese. Riccardo Signoretti però, ha voluto smentire un po' questa indiscrezione, non c'è fuoco tra di loro e,